Caccio, allora l'abbiamo già detto, lo ribadisco pure con te, troppo importante il risultato per andare a vedere altre cose, insomma oggi era importante soltanto vincere, lo si è fatto soffrendo, insomma magari non offrendo una grandissima prestazione, però è importante vincere. Ma io sì, sono d'accordo sul fatto che il risultato era determinante. Però credo pure che la prestazione è stata positiva, è stata una prestazione gagliarda. Tolto un pochino il primo tempo che eravamo un po' contratti, il secondo tempo penso che l'Ajax non è mai uscita dalla loro metà campo. Questo è l'atteggiamento giusto, penso che i ragazzi si stiano impegnando dalla mattina alla sera per tirarsi fuori da questa situazione e questa è la strada giusta. Senti, io con te volevo affrontare il discorso, il ritorno di Erra, no? Soprattutto voi più esperti, ho avuto la sensazione che insomma vi siate messi immediatamente a disposizione del nuovo tecnico, adesso non c'è più modo di scherzare, di andare a cercare chissà che cosa, bisogna tutti quanti riunirsi per cercare questa salvezza, insomma cominciare da te, cominciare da tutti quanti, insomma credo che lo stiate facendo adesso, no? Ma no, noi lo stavamo facendo anche prima, forse... il mister ci conosceva già da prima, col mister ci eravamo lasciati un pochino a malincuore per le cose che erano successe, perché noi credevamo in lui, crediamo in lui e siamo stati contenti del suo ritorno, ma non perché chi è andato via non ci ha dato una mano oppure le responsabilità sono di chi è andato via, le responsabilità bisogna dividersele sempre un po' tutti quanti, perché comunque l'allenatore ha il suo compito, noi andiamo in campo, dobbiamo fare quello che dice l'allenatore. Però col mister ci avevamo già un grande rapporto prima e adesso che è tornato siamo tutti quanti contenti, insomma. Venendo alle tue prestazioni personali, sei stato un po', insomma, tra virgolette, nell'occhio del ciclone, buone prestazioni, qualche errore di troppo, adesso insomma è arrivato il momento di... Io ho bisogno di giocare. Ho bisogno di giocare perché questa è stata una stagione particolare per me. Io non sono stato mai infortunato, quest'anno ho avuto 3 infortuni e non ho avuto mai una continuità di 4-5 partite consecutive. Quindi ho bisogno solo di giocare. Mi dispiace che comunque a volte non ho potuto dare il mio contributo alla squadra. Mi è dispiaciuto leggere determinate cose perché posso essere messo in discussione sotto tutti i punti di vista, tipo sono un giocatore mediocre, sono un giocatore scarso, sono un giocatore qua, ma non... sotto l'aspetto di un uomo, perché io credo di essere un uomo soprattutto, non a prescindere dal giocatore, però le critiche ci stanno, le accettiamo, sono grosse e vaccinate, ne andiamo avanti. Sei contento di non essere andato via, quindi la scelta mia è stata quella dall'inizio, la scelta mia, io ho fatto un casino per venire a Catanzaro, ho spostato 3 figli, lo sapete tutti, la famiglia, quindi la scelta di venire a Catanzaro era una scelta ben precisa, perché io voglio giocare con questo entusiasmo che ci hanno dato oggi i tifosi, la gente, e questa è la strada giusta, questo è quello che mi aspettavo io dall'inizio. Poi sono successe tante cose che purtroppo tutti sappiamo, ma guardare indietro non porta da nessuna parte. Penso che comunque oggi è stata una grande vittoria e questa è la strada giusta per il proseguo del campionato.